Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Fautori Gaming Network. Eccoci qua con un episodio, chiamiamolo bonus, così di prova con State of Decay 2, Juggernaut Edition, compresa nell'Xbox Game Pass. Giochiamo da PC. Allora, è un gioco che mi ha sempre stuzzicato molto, onestamente, perché è un genere di survival. Ecco, noi avremo una piccola comunità di persone in un immaginario molto classico post-apocalittico con gli zombie, ecco, e quindi dovremo tentare di sopravvivere in tutti i modi, dovremo andare. Avevo già avuto modo di giocarci proprio poco col vecchio PC, ma poverino scoppiava. Per quello so un po' di cose, ecco, ho fatto due robette, dovremmo trovare un po' un riparo, una casa, risorse per tutti, proprio mi sembra dall'acqua, cibo, munizioni, insomma un po' di queste robe qua, dovrebbe esserci del crafting, e quindi insomma una sorta di survival molto interessante, devo dire, molto interessante, tra l'altro uscirà anche il 3, l'hanno annunciato l'estate scorsa, se non ricordo male, quindi è quasi vecchio questo gioco, però finalmente ho l'occasione di giocarlo pure io come si deve. E quindi ho detto proviamo a farci un video così magari se vi piace. Intanto potremmo dare un occhio a questo qui per chi non lo conosce, o comunque se avete piacere di vederlo insieme a me, sia con le live o con altri video. E così magari ci prepariamo anche in vista del terzo capitolo di questa serie, che sembra promettere bene. L'ho sempre trovato molto intrigante, da quel poco che ho potuto giocare appunto anch'io sul vecchio computer, mi era sembrato molto intrigante. Quindi noi direi che andiamo a fare una nuova partita, andremo a vedere magari giusto la prima fase, insomma, vediamo proprio un'introduzione, rigiocare il tutorial no, sì, non so come mai, evidentemente i salvataggi erano nel cloud del sistema Xbox, Microsoft, non lo so, in realtà avevo ritrovato anche delle partite vecchie, però le ho cancellate, non mi interessavano, quindi per quello non c'era nulla, però si ricorda di noi, no, lo salteremo sperando di ricordarci, ecco, faremo così, seleziona la tua mappa, Providence Ridge, preferire tranquillo Mountain View. Ok, se no qua ci sono altri terreni. Non lo so quale potrebbe essere quello più interessante. Alla vista questo che è molto verdeggiante onestamente, o il primo, no, oddio, il primo siamo un po' cazzuto. No, andiamo qua. Andiamo qua. Ok. Allora, sì, la difficoltà. No, io la farei standard, molto easy, giusto per provare a prendere le misure, eccetera. No, beh, mi sembra un po' eccessivo, con noi che siamo temerari, però ecco, questo qua vorrei cominciare piano piano, quindi direi di accettare. Dovrebbero farci scegliere tra varie tipologie di sopravvissuti, ecco, di solito sono a gruppi di due o tre, se non ricordo male. Sei super tipo la tua nuova comunità. Allora, ah, ok, ce ne fanno scegliere tra tre. Possiamo anche cambiare. Allora, lei era una cameriera premurosa, poca preparazione atletica, però intelligente. Ok, la sua dote, diciamo, è di intelligenza e basta, perché il resto è proprio una stellina e basta. Mentre lui, conduttore radiofonico, spione, trasandato, madonna. Anche lui è molto intelligente, anche uno in più rispetto a lei. E c'è uno in più di combattimento e uno in più di tiro. Nel dubbio c'ha anche delle scienze politiche, perché effettivamente noi incontreremo anche altri esseri umani, quindi magari potrebbe essere interessante per mediare qualcosa. Lui è buono, potremmo tenerlo, e lei direi che in realtà probabilmente la proveremo a cambiare. Lui invece mi sembra buono. Poi vediamo lei. Ha un po' di preparazione atletica in più, anche lei è intelligente. Oddio, non ci siamo tutti intelligenti, però uno che sappia combattere grosso non sarebbe male. Proviamo a switcharla lei. Cominciamo. Allora, Akume è un onesto, tiro poco, però computer a bestia. Questo interessa PC Gamer, giustamente. Assistenza studenti, PC Gamer, onesto. Okay. Per adesso, eh. Poi, allora, questa qui, venditrice di fumetti, mascotte del liceo, evita il nome. Che senso? Non lo so. Comunque, lei è tipo fortissima nella corsa campestre e intelligente. Oh, tutti intelligenti li stiamo beccando. Poi, però, non sa combattere, non sa sparare e c'ha delle nozioni da nerd. Insomma, diciamo che la potremmo quasi switchare di nuovo.
Oh, guarda questo qua, il fioraio determinato, ansia frequente. Quello non è un buon segno, però per provare, allora, un'onesta preparazione atletica e dall'acume, combattimento poco tiro, però c'ha del giardinaggio, potrebbe essere interessante per delle coltivazioni, se non sbaglio si potevano fare. A lui proverei a switchare. Rischiamo. No, lui non mi piace. Oh, tutti intelligenti, cazzo. Uno stupido ma che sappia sparare ce lo possiamo avere, eh? Uno proprio cretino marcio. Si può. No, tutti intelligenti che sanno smanettare col PC. Oh, guarda questo che sa smanettare invece con la meccanica. Oh, ci riteniamo tutti intelligenti. Il fato ha deciso, signori. Avremo Chris, Ricky e Cord. Signori, la nostra comunità meravigliosa. Vai, eh. Tanto è una prova, giusto per vedere un po'. Anche se va male, pazienza. Non mi ricordo i tasti, abbiamo saltato il tutorial, quindi tutto molto bello. Ah, boh, ma il tutorial me lo ricordo, And sì. we're Siamo empty direttamente qua, again. So, whose turn is it to find more fuel? Not me. Last time I took a wrong turn and almost got lost. ok. Ah, allora devo essere io se si è I have a better perso. idea. We could settle down here instead of moving on. Gotta say, it looks better than the last couple of towns we came through. Now that you Con mention quanta it, it does fiducia, non feel sono kind manco of homey. entrati in città. It's settled. This town is where we'll set up our new base. We just have to find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. Bene. Non so da cosa l'hanno dedotto che è accogliente, perché insomma c'è un po' de merda. Però va bene. Premi la quella per aprire il menu radio, vedi la tua nuova Yeah, abilità. can't do it. Che senso? Abbiamo abilità nuove subito. Vabbè, poi quello capiremo tutto, non c'è problema. Rivendica una casa. Possiamo vedere una mappa? Sì. Ho sbagliato. Posso zoomare? Sì. Allora, questo cos'è? Un punto di ispezione. Ah, qua invece. Ah, probabilmente ce la siano qua. No, questa è un enclave allevatori. Questa è già abitata, ok? Una nuova casa, ok, dovremmo andare qua. Oddio, qua c'è già merda però, eh. Ammasso infetto. Sì, c'è pieno in realtà. Ah, direi che dovremmo andare qua. Posso segnarlo? Sì. Perfetto. Fatemi vedere proprio per curiosità due tasti. Che insomma. Allora, gioco, multiplayer, comandi. Dove sono i comandi? Posso vederli? No? Ah no? Insomma. Vabbè, impareremo vivendo, qual è il problema? Così che fa? Beh, tanto vediamo. No, così la lucetta, va bene. Così si schiva, si cai. Saltello. Più che altro come menare le mani. Ok, perfetto. Ora che se mi piace menare le mani sono più tranquillo. Così mi. Mamma mia, l'ha presa a tattica. Sakai. Sì, a posto, su tutto quello che devo sapere. Sì, dai, diciamo che abbiamo scelto una buona regione, onestamente. Poi, insomma. Ok, là c'è uno zombie. Sarebbe bello ricordarsi come I'm ci si good, but I ain't that good. accusciava. Quello potrebbe essere utile. Perché mi ricordo che si poteva fare, diciamo, dello stealth. Ma insomma, lo faremo in un altro momento. Stiamo attenti piuttosto a non farci ammazzare subito. Qua ci sono delle risorse, possiamo prendere? Cerca. Ah, ok, devo prendere il premuto, ricerca I guess veloce. it's Vabbè. kinda Ho già useful. ritrovato munizioni. Onesto? Piglia, piglia. Possiamo esplorare altro? Qua c'era qualcosa? Parla. Ah no, parla con Chris. Che però mi compare, mi scompare. Ah no, solo perché ce l'abbiamo vicino. Ok, no, niente, niente, a posto. Pensavo che si poteva cliccare là. Oh, la nostra casa state qua. Oh, c'ho lo zombino là in mezzo alla strada. Piano piano, buono buono. Ok, direi che la casa è questa. No, deve essere una un po' più in là. Dove? Yo, Sammy. Orco 2. Occhio alla zombie, Chris, che fa? Lo attacca. Madonna, l'ha steccato male. Bravo. Così, con un pugno, non l'ho neanche visto. Ok, questa è la nostra casa.
Non so se è casualità ho scelto la stessa regione, quindi mi ha dato la stessa casa, o se invece indipendentemente dalla regione ti danno la stessa casa, perché direi di ricordarmela, più che altro. Posso aprire, eh? Locked. Adesso, che figure. Peccato sfondarmi e rompere tutto. Allora, attenzione perché ci potrebbero essere zombie. Ecco, appunto. Com'è che si attaccava? Attaccai! Ok, fuori uno. Il garage lo possiamo aprire, eh? No. Oh, c'è anche il canestro per un po' di tempo libero. Allora, esploriamo bene. Ah, qua si può aprire. Non è vero. Sì. Cazzo, se è buio, aspetta. Sakai. C'è qualcuno? No, qua è tutto libero, ok. Abbiamo anche una roulotte, non si sa mai. Se dobbiamo andare in gita. Poi vediamo, assicuriamoci bene del giardino intanto, poi entriamo. Chi è? Ah, ma questi entrano a cazzo durissimo però. Wouldn't be all that hard to convert this dump into a new home. Questi prendono, entrano, fanno un bordello incredibile. Vabbè, io volevo entrare da sopra, ho visto una scala. Stanno a fare tutto loro. Scusi? Dai che mi perdo in casa. Dai, vedi che mi fai perdere. Levate dai coglioni. Poi, allora, qua si va su. Aspetta, prima vediamo di accertarci che... Bella la casa, comunque. Caminetto, qua abbiamo... Messa a posto è figa, eh. Se la mettiamo a posto è molto figa. Oh, la scala stava qua. Permesso? C'è nessuno? I can still smell the rotten fuckers. Però non li vedo. Metti al sicuro casa a Carlito per poterne fare la base. Volentieri. Vediamo che, dov'è che ci potrebbe essere sfuggito uno. Allora qua, no, bella la cucina, molto ampia, spaziosa, ci piace. Io devo fare l'agente immobiliare, cazzo, sono, amo troppo le case. Devo fare l'agente immobiliare. Cucù? Dov'è che ci sta sfuggendo uno? Che sarà questione di un... Aspetta, lo sentite? Scusi, questa è proprietà privata! Sakai! Che cazzo fa? Invade? Invade? Ciao! Proprietà privata, vaffanculo. Dunque. Ah no, qua c'è roba dove si potrà costruire. Che cazzo sta sto minchio man? Scusi, signor Zambi? Mi sento, ma saranno... Ah no, vedilo! La fa tutto lui. Per conquistare una base, mette in sicurezza edifici e interagisci con il punto di rivendicazione. Sì, che stava sulla bandierozza. Allora, andiamo. Mazza che buio. Occupa casa. Per conquistare una base, sì. Però fammi leggere, così non capisco cosa c'è scritto. Vabbè, probabilmente abbiamo tutto. Abbiamo un bel po' di robine, comunque. Dai, occupa. Il trasloco comporta lo smantellamento delle strutture e il rimborso delle risorse. La costruzione è più rapida dopo il trasloco. Ah, ok, buono a sapersi anche se dovremo cambiare casa. Smantellano e ti danno le risorse, benissimo. Dai, questa dunque adesso è casa nostra. Allora, opzionale, usa un punto di ispezione come il cartellone di Turtle Ridge per cercare... un luogo che contenga materiali. Cerca uno zaino di materiali in un luogo vicino. Premi per aprire il menu. Ok, perfetto. Così possiamo vedere un attimo cosa si può fare. Allora, sì, questa è una sorta di planimetria. Qua potremo... c'è la cucina dallo chef integrata. Effetto su murale, resistenza, stoccaggio. Una pila che contiene tutte le nostre risorse. Migliorabile. Perfetto. Questo invece non ci dice che è migliorabile. Quindi evidentemente questo è già super incredibile e fico. Fornisce 4 letti. Centro di comando, camera da letto. Poi abbiamo un po' di spazio in giardino. Non molto, non molto. Però c'è parcheggio, abbiamo anche due parcheggi. Ah, voglia, oh, una casa meravigliosa. Bene, visto questo, direi che potremmo dare un'occhiata sul cosa si può fare. Crea, allora ci dicono che la scorta di munizioni è esaurita. E in effetti, ok, crea una torre di guardia e proteggi casa, ripulisci la casa dai detriti. Ah, quella sì sarebbe un'idea.
che stavano in giardino fuori. Perché praticamente noi adesso abbiamo pochissime risorse, chiaramente, ma aprendo la mappa adesso noi conosciamo poco o niente. Poi dovremmo... Ecco, questo ad esempio è una missione che ci hanno dato e va bene. Però noi poi abbiamo anche tutte queste zone da ispezionare. Ci dicono, ad esempio, non so, ci diranno che questa casa, non so, contiene una scorta di munizioni. Quindi la andiamo a, tra virgolette, conquistare in modo da avere una fornitura, mi sembra, costante, tra l'altro. Allora, la spazzatura c'era qua. Quindi direi che potremmo cominciare da questo. Azioni. Elimina i detriti, dai. 50 secondi. E a posto, così quello è in ordine. Poi, qua potremmo fare la torre, se abbiamo materiali. Un laboratorio, letti all'aperto, no. Infermieria. Difesa. Una torre da guardia. Abbiamo bisogno di 5 lingotti, noi ne abbiamo soltanto 3, mannaggia. Ok, quindi al momento non possiamo. Allora io direi che mentre, vabbè, lì che puliscano pure, a meno che non ci fornisca sta roba. Potremmo vedere un attimo, visto che non è che ci vuole poi così tanto, se ci dà direttamente la pulizia di sta roba. Se no parleremo con uno dei due ragazzoni e andremo in missione ad ispezionare, a fare un po' di scavenging. Poi mentre la finisce, avrà quasi finito, sì, l'ha fatto. Qua poi dovremo fare anche un sacco di roba, ad esempio. Ripara struttura, oddio, se possiamo, vai. Bello. C'è altro? Sì, qua vedevo. No, la mod al momento no. Intanto sarebbe già... Ah no, qua... No, sostituire. No, 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 a posto. Qua è già a posto, qua. Allora, perfetto. No, comunque direi che qua non ci ha dato niente. È solo ripulito. Ma va bene. Va bene così. Qua penso che non sia cambiato niente. No, perfetto. Quindi parliamo col giovanotto. Recluta seguace. Follow me. Sì, poi possiamo anche switchare tra un personaggio e l'altro, perché comunque si stancano, possono essere malati, quindi sarà necessario magari passare anche un altro personaggio. Quindi noi ce lo siamo reclutato, quindi potremmo andare a vedere questo posto intanto. Che do cazzo sta io col mio orientamento, chi lo sa, scopriremo vivendo probabilmente. Allora apriamo. Intanto, ah ok, sta di là, perfetto. Venga. Poi però chiudiamo il cancello, mica che me. No, non volevo parlare con te, volevo chiudere il cancello. Non mi fido a tenerlo aperto, poi entrano gli stronzi. Allora, noi abbiamo sempre la nostra meravigliosa accetta, perfetto. Vabbè, passiamo. Dai, per di qua. Mai troviamo due cose al volo. Oddio, anche più di un due, forse. Thank you, Santa. Ho già trovati zaino. Risorsa di cibo, una fonte di dolcezza che non scade mai. La gente sarà felice di trovarla. Se aperto, questo zaino verrà sostituito da uno o più spuntini. Ok, abbiamo un saccone. No. Ah, ok. Bene. Risorsa di cibo. Però non penso di poter portare tutto, vero? Ok, esatto. Possiamo darlo all'altro tipo? No, eh? Allora passiamo un attimo a lui. Ok, your lead. Ecco. Visto che l'abbiamo trovato qua vicino, io andrei un attimo a casa, perché sta roba poi ci serve. Dobbiamo stoccarle al piano di sopra. Venga, venga. Poi però chiudi la porta che fa corrente. Perfetto. Ho una porta d'entrata di qua, ottimo. Dovremmo anche riparare un po' la corrente, però se no stiamo al buio. Oh, ecco, perfetto. Possiamo stoccare qua. Depolita 3 di cibo. Noi adesso vediamo in alto a sinistra che abbiamo la pizza per il cibo, la croce per, insomma, medicine, i proiettili a 0, i lingotti e poi l'ultimo a destra che sta a 0. Non ho idea di cosa sia. Vediamo. Tac. Così siamo a posto. Poi switchiamo. I'm right behind. Così. Mettiamo anche con lui. Tra l'altro, se avete fatto caso,
No, con lui no? Sì, esatto, più 5 influenza, abbiamo fatto diciamo una buona azione, quindi fa influenza. Poi base, quindi noi adesso abbiamo stereo. Qua ci dicono da qualche parte quanto consumiamo giornalmente. 3 al giorno, ok, uno a testa, perfetto. Quindi adesso noi potenzialmente stiamo sopravvivendo per 4 giorni, poi siamo nella merda. Quindi è molto importante, insomma, essere più o meno anche rapidi nel cercare robe, perché poi se no sei un po' nella merda sostanzialmente. Ah, ok, vabbè, andiamo qua. L'abbiamo puntata così potentemente che a sto punto andiamo qua. C'era un tasto sicuramente per correre più veloce, che ovviamente non ho idea di quale sia, così ci abbassiamo. Ok, quindi lo stealth. Ho capito come si fa. Dop. Però non so correre. Però so saltare in maniera estremamente fica. Mamma mia, come Heidi nei pascoli. Allora, occhio che là c'è uno zombie. Poi ci sono anche diverse tipologie di zombie. Ci sono quelli normali. Ci sono quelli I'm off grossi, to a good cattivi, start con gli here. occhi rossi. Poi Oh shit, ci sono yeah. alcuni che sono degli stronzi perché urlano e ti chiamano addosso una marea di stronzi. Quelli sono veramente terribili. E poi non so se ne avevo scoperti altri all'epoca. Qua possiamo scavengiare qualcosa? No, ok. Tutto messo malissimo. Apri baule. Ah, vedi, una robina. Antidolorifici. Onesto. Ok, dobbiamo infilarci qua dentro. Non promette bene, onestamente. C'è una porta? Ah, occhio. Sì, c'è una porta, tra l'altro. Smells like shit in here. Something Che must have buio seen ogni me volta. coming. Ok, non c'è nessuno dentro. Siamo tranquilli. Cerca allora. Con la ricerca veloce mi sembra che si faceva più Can't fucking casino. believe I Quindi se found ci sono this. nelle vicinanze è un po' un bordello. Oh, Now materiali. Perfetto, that is a job well done. i lingottoni praticamente. Fucking A. 10 e lode addirittura, grazie. Vediamo cosa troviamo qua. Allora, raffreddatore d'acqua. Boombox, oggetto consumabile, esca posizionabile. Una radio portatile programmata per emettere suoni estremamente forti quando viene attivata. Resta attiva per molto tempo prima che le batterie cedano definitivamente. That shit's gonna Onesto. slow me down. È una cassetta degli attrezzi, benissimo, perché ci serviva tra l'altro, ad esempio, per aprire il cofano della macchina. Quindi, top. Non so se è un consumabile o se ce lo potremo tenere. Un'arma da mischia, bene. Che fa molto danno di impatto, ha una grande solidità, un'ottima per l'atterramento, poco silenziosa, ma insomma, a parte i coltelli, penso che poche armi del genere siano silenziose. È onesto, lo prendiamo, questa gliela facciamo pigliare all'altro. New place to put it. Adesso lo facciamo. Oh, parla. E per questo è anche molto importante andare almeno in due. Ecco, poi la comunità può espandersi, quindi saremo anche in più di tre, però vuol dire avere la necessità You're on point. di avere più risorse, no? Quindi bisogna fare attenzione a non espandersi troppo a caso. Però appunto è utile perché se ci sono più di ste cose le riesci a prendere tutte, no? Poi potenzialmente noi potremmo anche occupare questo avamposto, però non abbiamo abbastanza influenza al momento. Non ho ancora mai visto abbastanza bene questa meccanica, onestamente, dell'utilità, eccetera, di occupare questi posticini piccoli, ecco. Vabbè, andiamo a fare l'olio cuore, no, non serve. Vediamo di girare più o meno lontano allo zombie là, non abbiamo bisogno di scontrarci in questo momento. Proprio non c'è la necessità. Anche potenzialmente non droppano nulla o poco, se non ricordo male. Poi alcuni lo faranno, ma. Aspetta, a casa mia dove cazzo sta? Torna a casa. Io sto andando in un'altra missione. No, merda, stavo andando qua, vedi? Perché me l'ero segnato. No, no, vai un attimo qua, bello. Che dobbiamo depositare sta roba. Già che l'abbiamo trovata. Abbiamo fatto una bella scorta. In questo modo potremo costruire soprattutto anche la torre che ci avevano richiesto. Quindi non male. Poi insomma sembra. Oddio, vabbè, la forma dello zaino in realtà incide fino a un certo punto. Però se non ho letto male, forse avevano dentro addirittura 12 pezzi. Quindi
Non sarebbe male. Perché noi ne abbiamo 3. Se ci sono 12 a sacco, cazzo, facciamo un sacco di roba. Allora possiamo fare olio cuore. Oh, mamma mia, troppa potenza. E con questo a posto. Allora andiamo a depositare. Vediamo quanta roba depositiamo. No, vabbè, onesto. Either a workshop or an infirmary would be a great place to start. Direi molto onesto. Parla con lui, passa a lui. È a posto, così abbiamo un bel po' di roba. Adesso andiamo a fare la torre. Qua cosa si poteva fare? Rapire l'armadietto dell'escort. Ah, ok, qua abbiamo robe. Che in realtà potremmo anche mettere qualcosa. Allora, beh, questi ce li potremmo anche portare. Beh, però abbiamo questi due qua, quindi questo in realtà potremmo anche depositare. Vai, deposita. Munizioni. Vabbè, per adesso non abbiamo pistole. Beh, però metti caso che le troviamo, sti cazzi. La mazza la portiamo, che non si sa mai. Ah, ok, un consumabile. Però per adesso lo terrei. Abbiamo uno zaino molto piccolo al momento, eh. Bella questo terrazzino con la griglia, l'antenna, se mai funzionerà. Qua c'è, se fa un barbecue coi fiocchi, signori. Io ve lo dico. Allora, la torre, dai, potremmo farla qua, che riesce a vedere abbastanza roba ovunque. Costruisci. Oh, dove cazzo era? Eccola qua, costruisci una torre di guardia. Tò, 2000. Più 200 influenza, voglia. Siamo dei pro con sta roba. E quello si sta a fare. Poi bisogna fare anche un'infermeria per curare i superstiti. Chi è? Parla con Bill. C'è qualcuno che ci ha chiamato, probabilmente. Ma prima noi facciamo l'infermeria. Eccola qua. Abbiamo bisogno di 3 lingotti che abbiamo. E un minuto. Zacca. Opla. L'ha già fatta? Istantaneo? Forse no, però... No, non sarà... questo sta a costruire molto bene. Poi, quindi quello a posto. Quello a posto, dobbiamo trovare munizioni. Che vabbè, troveremo facendo un po' di ricerca in giro. Qua... Vabbè, qua ci sarà anche del carburante, è vero. Dovremmo trovare anche il carburante per le macchine, qualora funzionassero. Una cura per tutte le stagioni. Parla con Bill per scoprire di cosa ha bisogno il suo gruppo. Quindi dovremmo farci, tra virgolette, un viaggetto. Sì, in realtà saranno 300-400 metri, ma in una zona così pericolosa saranno tanti. Poi non c'era anche qualcuno di amico nostro qua da qualche parte, no? Ah no, qua che pensavo fosse una... Aspetta, ma io dove cazzo sto? No, io sto qua. Ok, no, pensavo fosse un centro abitato. No, no, è nostro questo posto, che all'inizio dicevo. Ah no, qua c'è gente, vedi che è scritto amichevole. Evidentemente potremmo incontrare anche gente poco amichevole. Va bene. Qua come andiamo con la costruzione, ragazzi? Avete fatto qualcosa? Sì. Sì, questa è pronta. La torre è mica tanto. Come andiamo con questa torre, giovanotto? Ah, ok, è quasi pronta. Mamma mia, istantaneo in lattina. Allora, vediamo, diamo un occhio tanto per alla nostra incredibile costruzione. E insomma, da qua qualcosina ci anche vedi. Perfetto. Scorta medicinali scarse, munizioni esaurite. Quello è vero. E per farlo dovremmo fare una ispezioncina. Allora, sito non sicuro. Qua potremmo trovare anche qualcosa, però, effettivamente. Non sarebbe male. Però io a questo punto andrei qua, così capiamo direttamente dove trovare cosa ci serve. È molto utile. Poi così faccio vedere sta cosa, poi magari anche chiudiamo. Però almeno così vediamo, insomma, 2 meccaniche di base, o se vi piace il gioco, se può essere interessante, ecco. Per me lo è molto, ecco. Come survivor, secondo me, è fatto, da quello che ho intravisto nelle mie poche giocate anche del passato, è molto interessante. Poi insomma, la componente zombie, tutto sommato, non mi dispiace mai troppo, ecco. E per forza c'è la prima volta che mettiamo piede qui, giovanotto. Siamo appena arrivati, in teoria. Qua anche c'è da rovistare, in realtà. Seriously, that's it? Oggetti da creazione, va bene, prendiamo.
Rotolo di fuoco che darti. Check out the stuff I just delivered. E qua no, potenzialmente possiamo occupare questo avamposto. Avremo anche la funzionalità. Fornisce recupero i radio ridotti. Scambio dei personaggi in avamposto. Armadietta delle scorte. Aria sicura intorno all'avamposto. Non è male. Però bisogna avere un bel po' di cose, no? Di. Come si chiama? Qua su non c'è niente, no? Di reputazione, come si chiamava. Noi l'abbiamo appena conquistata. Non vorrei buttarla subito per la prima roba. Comunque abbiamo trovato 2 contenitori su 3. Dopo dobbiamo trovare anche il terzo. Ammazza quanto è grosso. Era un sacco alta, madonna. Piano piano buono buono. È utile alla fine, è utile. Adesso vedremo il perché. Prendi la mira per entrare in modalità sopra il luogo. Ok. Cazzo, guarda quanta roba. Allora. E qua te ti scannerizzi tutto il circondario. Qua cos'era? Casa della principessa. Forse è abitata, hanno detto. Ok, interessante. Coltivazione di mais. Parzialmente costruita. Tutto parzialmente costruito qua. Garage nuovo. Ok, là c'è un'ambulanza. Effettivamente non male. Sarebbe bello trovare. Però in realtà è qualche roba che ti fornisca farmacia, la roba per curarsi, oppure munizioni, che è la roba che ci serve. Qua c'è un ammasso infetto, quindi dovremmo liberarlo. Insomma, andare in più di. Magari anche in più di 2, onestamente. Potrebbe essere pericoloso. Stazione secondaria. Un'altra macchina. Ok, beh, stiamo trovando diverse macchine. Pompa della benzina, serbatoio, che se c'ha benzina non è male. Un tartan market. Conviene un po' esplorare tutti i punti di domanda, quando ci si mette non eccessiva tempo eccessivo è utile. Ah, questa era clinica gratuita, vedi? Quella potrebbe essere utile per i nostri scopi, ad esempio. Capanno instabile. Equipaggiamento. Vivaio per fiori. Questo cos'era? Magazzino. Altre robe? Ah, eccola qua la cassetta che ci mancava, comunque. Tra l'altro, potenzialmente tanti capanni potrebbero avere anche munizioni che ci servono. Adesso forse non ce lo dicono, ma potrebbe essere in realtà. Oh, I hope that sweet ride still runs. Auto da gara, addirittura, mamma mia. Yeah, nothing more to see here. Ok, qua abbiamo visto tutto. Ricerca. Piglia tutto, che male non fa. Trench in pelle verde, va bene. Allora, dando un'occhiata alla mappa, ecco, noi abbiamo scoperto un sacco di posti. Adesso io onestamente, effettivamente, non mi ricordo se ti diceva già cosa puoi trovare solo avendo fatto sta cosa. Ah, sì, vedi? Aria sicura permanente, raccolta di cibo. Quindi tu, conquistando questo posto, avresti una scorta di cibo. Oltre a dirti le risorse potenziali, quindi potremo trovare munizioni. Poi, qua, raccolta di cibo... Cibo, tutto cibo. Qua niente, solo area sicura. Sarebbe bello trovare una con le munizioni e le scorte mediche, per esempio, no? Quello ci serve a noi. E non stiamo trovando manco una. Qua c'è di tutto e di più. Preparazione caffè espresso, mamma mia. Questo è bello perché ti dà una raccolta di carburante. Giustamente siamo al benzinaio. Qua c'è una di medicinali. Cazzo, è lontana. È lontana da casa nostra, eh. Non è meravigliosa come opzione. Però questo al momento ci stanno dando. Macchine. Qua altri punti di ispezione. Altre cose. E comunque saremo lontani. Qua altri medicinali, sempre lontano. Ce li hanno messi belli lontani. Però ci toccherà, sì. Ci toccherà perché c'è necessità di quello e di munizioni, che in realtà di quello non ne abbiamo trovato manco una al momento, quindi
bisognerà fare altre esplorazioni, perché puoi anche andare ad abbattere un po' di zombie con le armi corpo a corpo, ma poi ti stanchi ed è un po' un problema, è pericoloso, quindi toccherà vedere anche altre opzioni. Tra l'altro sta facendo buio, quindi è il caso di tornare a casa e anche in fretta, perché di notte, se non ricordo male, è abbastanza peggio la situazione. Come in qualunque degno gioco film di zombie, insomma, no? Cosa vuoi, la notte il tranquillo? Certo che no, signore, ma scherzi. Ma scherziamo, quindi ci conviene fare una bella corsetta a casa prima di avere problemi. Cosa che non ho detto, appunto, se avete già giocato, conoscete il gioco, lo saprete, ma magari non lo sa. Questi sono i tuoi personaggi e va bene, diciamo va bene, però la cosa, se vogliamo, interessante, che ti dà un po' di pepe al culo mentre giochi, è che i tuoi personaggi possono morire. Come, giustamente, un survival non si poteva intuire, no? Però ecco, possono morire e quindi perdi un personaggio. Magari c'era un personaggio che aveva delle belle caratteristiche, magari appunto intelligenza, indifferentemente cosa, insomma, che abbiamo visto, l'agricoltore magari, no? Senza quello muore e sei fregato, no? È interessante, quindi bisogna dopo magari fare anche attenzione a chi si manda in missione, chi no, appunto per evitare che qualcuno ci rimetta la pelle, di fondamentale per il gruppo, no? Quindi ha varie cose interessanti, varie situazioni interessanti. Scusate. Comunque direi che come video potrebbe anche bastare, dai, mezz'oretta abbondante, secondo me era più che sufficiente, insomma, per mostrare un pochino il gioco. Io vi ringrazio per averlo guardato, vi raccomando con la spolliciatina lì in su. Fatemi sapere, casomai, se volete vedere qualcos'altro di questo gioco portato da me, in video, in diretta, anche possiamo organizzarci per le dirette su Twitch come facciamo al solito. È un po' più relax anche per chiacchierare tra di noi, può essere un buon titolo, eventualmente, a parte quando scatterà il panico con tanti zombie, cazzi e mazzi vari, ma quello è routine in ogni gioco. Quindi fatemi eventualmente sapere. Vi ringrazio ancora molto per averlo visto e noi ci vediamo con il prossimo video o live. Un caro saluto a tutti. Ciao!